Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come fare una pizza con lievitazione a 8 ore barra 9 ore. Ingredienti: 1 kg di farina, 500 ml o 500 g di acqua, 20 g di lievito di birra, 24 g di zucchero, 30 g di sale, 120 g di olio extravergine d'oliva. Per preparare le pizzette rosse, come prima cosa, versate il lievito di birra nell'acqua a temperatura ambiente in una ciotola. Aggiungete La poi con un farina. mestolo di legno. Poi versate zucchero, sale e Adesso l'olio. olio di gomito. Energeticamente, magari prima dal basso verso l'alto, fin quando tutti gli ingredienti si saranno Amalgamati. per bene. Mescolate ancora per incorporare gli ingredienti. Quindi trasferite su un piano di lavoro e impastate energicamente fino a quando non risulterà Formate una sfera liscio. con l'impasto lavorato, oliate una ciotola ampia e trasferite l'impasto. Coprite con pellicola trasparente o con un canovaccio E umido e fate lievitare per circa 3 ore o fin quando l'impasto sarà triplicato il suo volume, lontano da correnti d'aria o in un forno spento. Con la luce accesa. Deve essere appunto molto liscio. Guarda qui. Molto liscio. È una bellezza. Adesso lo copro e ci vediamo da 3 ore. Ciao! Una volta tirate dal forno, personalmente io l'ho stesa su una teglia sparsa, mi sono aiutato con un po' di olio extravergine d'oliva e un po' di farina per stenderla. Adesso ricopro il tutto con pomodoro, del formaggio a dadini e poi la rimetto in forno a 200 gradi i primi minuti. Livello basso, poi la sposterò la teglia verso la griglia, così si cuocerà la parte superiore. A dopo. Adesso vado in forno, sta crescendo bene, bella teglia. L'idea era di fare piccole pizzette, ma un po' di pigrizia questa volta mi ha fatto optare, scegliere in questo senso, con una bella teglia. Secondo me sarà soffice all'interno per il tipo di impasto che ho messo in programma, quindi siamo qui sul 65-70% di idratazione. Torto dal forno, si presenta in questo stato. Adesso cerchiamo di aprirla. Qui qualcuno è stato Goloso. goloso. Finalmente è pronta. Ora adesso la taglio. Qualcuno qui, come dicevo prima, è stato molto goloso. Molto. La taglio proprio per far vedere un po' l'interno. Intanto metto qui
la playlist di ciò che mangio, le schifezze che mangio, delle buone cose che mangio, delle cose fit che mangio. Togliamo un po'. Non mangi da 12 ore, lì il cibo è molto ma molto più saporito. Ampia. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ah!